Ciao a tutti amici di eximardor.com e ben ritrovati da nuovi unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione il nuovissimo Patriot V560 mouse da gaming con sensore laser che compone la nuova serie di periferiche da gaming di Patriot. La nuova serie da gaming va sotto il nome di Viper e riprende appunto il nome dei moduli RAM dell'omonima azienda. Partendo velocemente dalla confezione troviamo il nuovo logo della serie, l'immagine illustrativa, alcune caratteristiche che sono riportate anche nel retro della confezione e in altre zone della stessa. All'interno troviamo un cartoncino con riportati i prodotti che vanno sotto il nome di Viper, quindi troviamo il mouse, un headset e la tastiera meccanica, oltre sì, ai moduli RAM. Una quick start guide. Due classici stickers con il nuovo logo, una sagoma che ci permetterà di intercambiarlo con quella già presente sul mouse e quindi agevolare il comfort e l'impugnatura sul mouse, ed un cofanetto con sempre il logo della nuova serie di periferiche da gaming, nel quale troviamo appunto dei pesetti in alluminio che ci permetteranno di customizzare il peso complessivo del mouse. Ovviamente nella confezione è presente anche il mouse. Come possiamo vedere, il nuovo Patriot V560 ha un design ed una forma non classiche, design abbastanza particolare, colorazione nera e dettagli rossi che quindi contrastano e si sposano molto bene. Partendo velocemente dalla parte superiore troviamo una superficie soft touch, quindi un maggiore feeling di contatto quando lo impugneremo, il nuovissimo logo come abbiamo già visto. Nella parte inferiore troviamo questa sorta di rivestimento in plastica opaca che ci permetterà di vedere il LED posto all'interno del mouse e quindi diciamo una piccola retroilluminazione. Potremo ovviamente cambiare il colore di questo LED, sia tramite gli step di DPI sia tramite software di gestione. Sono presenti anche due tasti nella parte superiore che potranno essere assegnati. Questi non sono i classici tasti per lo switch dei DPI, e infatti il tasto per lo switch dei DPI è posto in una posizione alquanto particolare, diciamo per un mouse da gaming, infatti è presente nella parte sinistra del mouse. Ovviamente troviamo uno scroll di tipo cliccabile a due vie. Quindi potremo assegnare qualche funzione ai suddetti tasti e direzioni. Possiamo vedere nella parte destra come sia presente questa sagoma con delle scanalature che ci permetterà di aumentare il comfort e l'impugnatura sul mouse. Il V560 ha dimensioni molto generose, quindi la presa è di tipo palm grip, come possiamo vedere. Non è diciamo consona una presa claw, una presa fingertip. Nella parte sinistra troviamo questa ulteriore superficie in gomma con una particolare texture. Troviamo i due classici tasti, questo piccolo display che si illuminerà con diverse gradazioni, cioè piccoli step di colore per indicarci a quanti DPI staremo lavorando, e ovviamente il tasto per lo switch dei DPI che ha due direzioni, quella superiore e quella inferiore, per appunto aumentare e diminuire i DPI che, essendo un mouse con un sensore laser, potrà arrivare fino ad un massimo di 8200 in 4 step, da un minimo di 800. Nella parte inferiore troviamo dei mouse fit di forma circolare, di piccole dimensioni, in ceramica, quindi ci permetteranno di agevolare cioè potremmo far scorrere meglio, scusate, il mouse sul mousepad senza eventuali ed eccessivi attrito. Il sensore è stato posto in una zona abbastanza inusuale per un mouse da gaming, infatti è spostato nella parte destra, della superficie. Troviamo anche il classico pulsante che ci permetterà di rimuovere, come abbiamo visto, questa parte presente nella parte destra, e potremo intercambiarla con quella che abbiamo trovato nella confezione con un semplicissimo gesto. Adesso ne possiamo. Ok.
E ecco qui come si presenta il mouse con l'ulteriore sagoma che presenta nella confezione. Rimuovendo un'altra volta questa sagoma, troviamo anche diciamo, l'alloggiamento dotato di un ulteriore tasto con il relativo fermo per inserire i pesetti che troveremo sempre nel bundle, come abbiamo visto, e che quindi potremo customizzare il peso complessivo del mouse. Mettiamo tutto come era prima, adesso, ok, e niente, il cavo è sempre rivestito in treccia di tessuto con una colorazione anch'essa rossa e nera che si intona dunque perfettamente al design del mouse ed il connettore è placcato in oro. Con questo è tutto, dunque vi rimandiamo alla recensione scritta ed ulteriori immagini sul nostro sito www.xmardware.com. Un saluto allo staff.